Buon salve e benvenuti in questo video di commento speciale del Pauperghedon di Pisa 2023 in compagnia di un pro player incredibile come Andrea Mengucci, reduce da una top 8 anche qui. Ciao, ciao ragazzi, grazie dell'invito. Non sai più perdere praticamente. Ormai vieni ai Pauperghedon, sei tipo al terzo Pauperghedon a cui partecipi, due li hai toppati. No, no, non è vero, non è vero. Un po' di più, un po' di più. Ne ho partecipati e sono contento, è stato un torneo bellissimo. Abbiamo insieme montato questo Boros Int che ha preso il metagame o di petto, insomma, si dice. Comunque sia, adesso Boros. Lo vedremo da tutte le parti, probabilmente. Assolutamente sì, questa è una lista che abbiamo tunato prima dell'evento, quindi ci siamo messi là, abbiamo cercato di capire innanzitutto le nuove carte, quale fosse il potenziale effettivo delle nuove carte, quindi Casting to the Fire era una di quelle che sicuramente volevamo andare a giocare, ma abbiamo provato anche, perché il venerdì anche tu hai giocato con i Lembas. Sì, infatti se vuoi anche far vedere la tua, giusto per differenziare, perché avevamo qualche minor differenza. Per esempio tu giocavi Lembas, ma in realtà quasi tutti giocavano Lembas. Io ho beccato un po' di Boros, ho anche visto le liste, perché sono uscite le liste, dopo ne parleremo, della Top 64, e c'erano tantissimi Lembas. Penso di essere veramente l'unico a non aver giocato Lembas. E non perché non ce l'avevo, perché ce li avevo, ma perché preferivo i pugni e i leicori, diciamo. Io ho giocato una versione appena diversa. In realtà, tipo venerdì avevamo una lista un pelo più simile. Cambiavano Sì. forse due o tre carte. Io ho preferito giocare un paio di Lembas. Tu giocavi un Lembas e quattro Ikori. E forse un Barbie in più, un pugno in più. Carta Sì. che effettivamente dà una buonissima spinta al Barbie Butterfist, cioè ti dà un'impronta molto più aggressiva. I Lembas invece ti permettono proprio di non inchiodarti. Più a me sono piaciuti tanto per quello. Mi hanno sgraiato in fondo al mazzo tantissime lande che poi non andandole a pescare ti incastrano tutto meglio, no? Sì, diciamo che l'Emba si dà un po' di consistenza, il mazzo comunque sia è molto consistente, alla fine hai una curva bassissima, Sì. quindi raramente hai problemi di gioco, diciamo, ovviamente può succedere sempre di avere sfortuna, però diciamo che in un torneo di 13 turni ho mulligato veramente poco e cioè, il mazzo è proprio forte, perché non era, non so, l'ultimo mazzo midrange che ho giocato, Lords of Ephemerate con droppa 5, clanchissimo, invece questo è snello, perché scurvi, eccetera, proprio forte questo mazzo, veramente forte. Abbiamo solo come top di curva praticamente solo le fondri Helix che all'inizio ci siamo detti vabbè testiamole come fossero una nuova carta, quella che spara 4 sempre però a costo 2 che sacrifichi un artefatto o una creatura. Dicendo, beh, tanto se è forte questa, abbiamo il botto a costo 2, è incredibile. Ma questa risolveva tantissimi problemi durante i testing. Risolveva Guardiano, dava respiro contro Barn, risolveva tantissime situazioni, forti anche nel Mirror. Veramente Sì, incredibile, cosa che ci siamo convinti poi tenere. ho beccato 3 monorossi nel torneo e proprio guarda, mi è successo 2 o 3 volte che flippavo Foundry Helix di Synthesizer, proprio la partita la sentivo che finiva lì. Chiaramente io non giocavo Lembas, quindi 4 vite facevano la differenza, però devo dire che giocherei sempre Foundry Helix sopra la nuova, il nuovo sparo sicuramente. Talmente forte che ci siamo convinti di giocare anche una copia di side. Il terzo di side, sì, per il Guardian of the Guild Pact, che comunque sia mi ha battuto. Devo dire che io ho fatto, quanto ho fatto? 10-2, una partita l'ho persa veramente per i classici Mulligan, una terra, eccetera, e quell'altra da Ubukaw Gates che proprio mi ha battuto. Quindi se vogliamo fare i levels del formato, secondo me Ubukaw Gates da questo mazzo sta bene, cioè mi sono proprio sentito sotto, mi ha battuto 2-0 secco. Io l'ho beccato una volta al TPP, se non erro, e l'ho battuto grazie soprattutto alle munitions, ma anche alla Foundry Helix che ha ucciso un guardiano
prontamente, che è stato forse il momento migliore della partita, perché appunto quando non se l'aspettano riesce a risolvergli un guardiano e bruciargli in quel turno magari anche tre mana che utilizza per pompare il pezzo, sono una grandissima cosa, ecco. Però sì, sicuramente è un matchup abbastanza open. I Cast into the Fire, come li hai trovati? Parliamo di quella perché ho beccato quattro fatine al torneo e devo dire che Cast into the Fire sono stati un motivo per cui ne ho battuti la maggior parte. Ho fatto, ne ho battuti tre e uno al TPP. Ah, tra l'altro, congratulazioni per la vittoria del TPP, è sicuramente. E intanto, trofeino portato a casa, Top Power Player 2023, quell'evento ce lo siamo portati a casa esattamente con questo mazzo. Quindi con questo mazzo, una volta tunato, ci siamo. Io ho vinto il TPP e tu fatto top 8 al Gendon. Io direi E che... poi mi hai anche battuto in top 4 all'Invitation al venerdì. Vero, 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 è stata una grandissima partita, molto, molto, molto bella. Quindi ci sta, poi giocavamo la stessa lista, quindi poi alla fine... come avevi detto tu in un'intervista, forse ad Akira, che ancora mi ricordo, una frase che mi aveva abbastanza colpito, alla fine i tornei li vincono i più fortunati tra i bravi di quel momento, Eh no? E quindi ci certo. sta tantissimo che in quel momento, se siamo abbastanza bravi, qua mi sto paragonando, incredibile, mi sto facendo un level up pazzesco dei miei risultati, cosa che non è, però in quel momento sono stato anche un pelino più fortunato e ci sta. Però sicuramente io mi ricordo di averti piantato in realtà con degli slandi, quindi o dei Cast into the Fire o dei Revoke Existence che sono andati a colpire poi la mana base in quel momento. Il Cast into the Fire che poi essendo anche instant risponde a Cleansing Wildfire, risponde ovviamente ad Affinity, quindi poi ci ritroviamo ad avere degli slot che non vanno più a bruciare. Slot solo per un singolo matchup. Lì solitamente andavamo a giocare carte come Dust to Dust, robe di questo tipo, che però sono anche più pesantucce. Mentre qua abbiamo delle carte che ci risolvono molti più matchup. Eh sì, Cast into the Fire è sicuramente stata fortissima, ho beccato qualche Affinity che tra l'altro ha fatto benissimo in questo weekend. Per esempio in top 8 sono morto dal Mirror, Cast into the Fire sulle mie terre, purtroppo ho pescato 3 terre artefatto su 4, me le ho seccate tutte e 3 se avessi pescato. Tra l'altro il bello è che come puoi vedere in questa foto c'è una montagna mismatching. Che era venerdì una grande fornace ed è stata convertita a montagna, poi non c'avevo quella matching. Cioè, avevo pensato molto al i Boros mi spaccheranno le terre, quindi devo avere un po' più di terra normale, purtroppo. Pescato tutto quell'artefatto. Poi un altro cambiamento, secondo me, importantissimo, è quello, dobbiamo citarlo, perché sicuramente motivo di molte vittorie è il Boros Garrison. Venerdì ne avevo uno e sabato ne avevo due. Ho aggiunto il secondo ed è stato fortissimo. Il mio amico Daniele Terra me l'ha suggerito e devo dire che, guarda, poche carte mi hanno vinto partite come Boros Garrison. C'è stato un game dove parto di terra artefatto, Monoross me la spacca di secondo, faccio terra di secondo, non ho più terra in mano, pesco Boros Garrison, da lì in poi non pescherò più terra, ma vincerò la partita con quelle due terre sole che... Ovviamente, se era una terra normale, una Whisker Krag, avrei probabilmente perso quella partita. Questo è effettivamente un cambio che mi ha consigliato anche Gavin, che ha partecipato ad un tot di side Certo. event. Lui non poteva partecipare proprio per Gendon per questioni di policy wizard, i premi erano troppo alti, ma ha potuto partecipare invece a tutti i vari side event. E la domenica ha partecipato con esattamente una lista molto molto simile. E uno dei pochi cambi che ha fatto è stato esattamente nella mana base di aggiungere un Boros Garrison per poi alla fine dirmi: aggiungerei anche il secondo perché mi sembra una terra molto forte Sì. in questo mazzo. Alla fine perdi solo quando ti inchiodi a lande o per mulligan pesanti. Quindi effettivamente ci sta, ci sta. Ogni tanto lo beccavo durante il torneo e mi diceva sempre: Ah, il Boros Garrison mi ha vinto. La paura del Boros Garrison ovviamente Ponza, perché se tu fai una terra di secondo e ti spaccano quella terra e hai zero permanenti, la tempo loss è gigante. Tuttavia, Ponza ha performato, possiamo dirlo, ha performato male. Questo weekend, un mazzo che ce n'erano pochi, ce n'era uno in top 16 solamente e altri tre in dei due mi sembra. Quindi diciamo che dormire sogni tranquilli, le tue terre sono. Non sono sicuro, diciamo che sono sicuro, dai.
Assolutamente sì, questo delinea una grossa differenza rispetto al metagame online, dove attualmente Ponza invece è ipergiocato, ma veramente tantissimo, mentre Real effettivamente, a parte che era pieno di fatine, cosa che fatine se ne frega altamente di Ponza, da qui possiamo vedere un attimino il meta del Bomberghetto in divisa al day 1, dove il mazzo più giocato, in realtà qua viene considerato monofate, dipende se andiamo a considerare insieme Pinger Barn e Kuldota Barn. Sì, diciamo che la strategia è la stessa, 8 peschine 2 mana e tanti spari, ecco. Kuldota, infatti la versione Kuldota, magari Clark Clan Shaman è molto forte, la versione Pinger Barn è molto debole, questa è la differenza quando andava a sidare. Per il resto, più o meno mi comportavo nello stesso modo e Boros sta bene da entrambi, devo dire. Esatto, quindi considerando questo e accomunando le due tipologie, abbiamo che in realtà Barn è stato il mazzo più giocato con circa un 15%, Monulfate al 13% e BG Garden al 7%, o meglio, sì, vabbè, cioè abbiamo Boros Synthesizer all'8% e poi BG Gardens al 7%. BG Gardens che però è Anche tipo... lui è un po' assente, diciamo, né in top 8, se non sbaglio, nemmeno in top 16. Ce n'è qualcuno in top 32, però possiamo dire che sì, questi mazzi midrange, avevo scoperto un po' lo scorso Poppergaddon con Lord's Ephemerate, meglio, non lo so, nei tornei, in questi tipi di tornei non performano molto bene. Sì, diciamo che si è ritrovato anche a sbattere contro un muro grossissimo, che era quello di Boros Synthesizer, che era sostanzialmente un midrange molto leggero, che si inchioda poco e che poi può chiudere anche di botti. Storicamente, in realtà, contro i mazzi Barn non ci sta bene neanche per sbaglio, perché è vero che poi G1 la perde sempre. Post side può provare a giocarsela con le 4 Weather the Storm, e questo cambia tantissimo rispetto al monoblack vecchio, ormai lo consideriamo vecchio, ma in realtà è da tantissimo che non fa risultati. Prende nuova vita col fattore di poter provare ad approcciarsi a questi matchup e poi si ritrova contro un Boros Synthesizer che sviluppa il campo in poco, fa un vantaggio incredibile. Se gli fratti il campo più o meno entro 1-2 turni ti ripopola, continuando a fare falchetto, sintetizzatore, questa giocata gira tantissime carte già da sola, per ogni volta che ricordiamo ogni sintetizzatore, ogni volta che entra ed esce fa vantaggio, quindi con un falchetto entra, esce e rientra girando tre carte. In più parliamo di un mazzo con tipo 10 botti all'interno, quindi con un reach molto elevato che permette di chiudere molto in fretta. Sì, diciamo che il slow piano di chiudere con gli spari per Boros cioè, succede veramente sempre. Sì. Contro, per esempio, Affinity e Terror, già cioè, vinci così. Tu fai 6-8 danni di creature e poi gli altri arrivano diretti. Sì, e questo l'ho portato ad avere un'infinità di matchup brutti. Poi in realtà anche Altartron è più giocato e storicamente Trono batte i midrange senza problemi. Altartron che rispetto allo scorso Geddon se ne sono visti un po' di meno, ma che è arrivato comunque in finale. Giocatore è un signor giocatore, Tommaso Loss, ogni Poppergaddon lo becco tra l'altro, ed è cioè, proprio vedo che gioca bene, cioè è veramente un gran giocatore, non è, secondo me non è una sorpresa che arrivi in finale con un mazzo che conosce bene. Io devo dire che un'altra grande sfortuna di giocare Altartron Famiglie, questi tornei, questi mazzi in tornei lunghi, è che sono mazzi che tendono a pattare ogni matchup, non è che dici, non so, se penso magari a un altro formato, ci sono determinati matchup che patti, quei mazzi lì possono pattare veramente anche contro Monorosso. E quindi questo ti crea in un torneo di 12 turni, aumenti la percentuale di patta veramente tanto, e ogni patta che si accumula poi ovviamente ti va a mangiare percentuali di far top 8. Quindi top 8 vediamo mazzi più rotondi di solito, e c'è un altro trono veramente pilotato da un signor giocatore, e poi vediamo anche una cosa che magari tu non te l'aspettavi, è Affinity, no? Sì.
Vediamo, tre Affinity, sia Boros che Affinity, se guardi sono l'8%, se non sbaglio, Sì. e hanno fatto entrambi tre i top 8, ma poi se guardi top 16, comunque se ce ne sono molti altri di Boros e Affinity, quindi proprio by far gli overperformer del weekend. Assolutamente sì. Ricordiamo che Boros Synthesizer, questo è un mazzo proprio, proprio italiano, cioè uno dei classici midrange che piace agli italiani. Prima della stampa di Lembas e in realtà anche di Casting to the Fire, non vedevo ormai più tanto gioco, cioè ormai si giocavano midrange completamente diversi. Questo era un mazzo considerato quasi superato. Sintetizzatore, però, ha veramente una forza incredibile, incredibile. Tant'è che poi i risultati si sono visti. Affinity, anche quello stava scemando veramente tanto perché troppa side, troppi matchup magari che si sono inclinati tanto. Ma per assurdo già online i commenti erano ad esempio che BG non ci perdeva mai, cosa che invece abbiamo visto in cartaceo essere un attimino l'opposto. Boros, cioè o meglio, BG ha perso tanto anche da Affinity e questo è un aspetto abbastanza rilevante. Oltretutto tutte le liste, soprattutto quella che ha vinto, è una lista molto aggressiva. Con anche le ranelle, le ultime liste di Affinity si giocavano anche un po' più control, che preferivano anche i cast down piuttosto di giocare il full set di Galvanica. Ecco che invece il Francini, risorto da un sacco di tempo in cui non giocava, è andato a vincere con una lista che giocava anche le ranelle. Sì. Interessante la ranella, sicuramente. Non si vedeva Da un da un bel po' di pezzo. tempo. Non gioca però il mostro nel 5-6. Mi sono Esatto, è una beccato lista contro un paio di volte io. molto più snella. Ha preferito giocare addirittura un numero maggiore di peschini, tant'è che giocava 4 Thoughtcast, 4 Deadly Dispute e 3 Reckoner's Bargain, con 3 ranelle, 4 galvaniche, anche qui 2 Karklan Shaman di main. Karklan Shaman è stata una carta molto giocata di main. Sia in Affinity che in Boros. Anche questo è un Io aspetto. sì, ce l'avevo anch'io, però il venerdì ne giocavo due, il sabato ne ho tolto uno, l'ho messo di side il secondo. Mi ha salvato qualche partita, mi ha salvato, devo dire, è stata una partita contro Boros Iniziativa, che se non sbaglio è il mazzo che tu hai giocato C'è. al main event, perché hai fatto la mossa che non si vede spesso, devo dire, di vincere un torneo con un mazzo e il giorno dopo cambiarlo nello stesso formato. Io ho Io giocato tre eventi con tre mazzi diversi. nella mia lunga carriera raramente ho visto giocare un mazzo, vincere un torneo e il giorno dopo cambiarlo. È abbastanza una mossa così, champagne. Sì. E insomma, il Carcassonne mi ha fatto vincere perché sono riuscito a resettare il board, rubare l'iniziativa e vincere una partita che non avrei mai potuto vincere. Da 6, scusa, da 8, ho fatto un Carcassonne da 8 contro l'iniziativa. Da 8 è abbastanza importante. Sì. E niente, anche quello Boros Iniziativa, un mazzo che tu hai tessuto, non so se sì. Insomma, ne hai parlato molto bene, ma non ne trovo molti in giro qua. No, 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 non ha performato troppo bene. Mi pare che un ragazzo ci abbia fatto top Sì, 32, se non erro. l'ho beccato al penultimo turno. Io devo ammettere che l'unica cosa che non avevo Andrea. letto del metagaming, non mi aspettavo un numero così alto di familiar. Perché è un mazzo che poi in real, oltre ad essere difficile, tende, come dicevi tu, a pattare veramente tantissime partite e poi alcune partite le perde un attimino a caso. Poi ci si aspettava un numero maggiore anche di Ponza, quindi Familiar poteva non essere la scelta migliore. Ecco che in realtà un qualunque Boros moriva in realtà da Familiar, cioè veramente difficile come matchup. Poi Familiar. tu avevi battuto Famiglia in finale a TPP venerdì. Al TPP ho battuto in finale. Adesso non ci sono purtroppo ancora le liste del TPP, ma in finale ho battuto un Famigli in una partita che non fosse stata timeless, non avrei mai vinto nella vita. Ma mai vinto nella vita, Guarda. perché in G3 l'ho vinta deccandolo, esiliandogli tutti i pezzi. Ma pure io in top 8 a TPP ho beccato Altar Trono. E lui è arrivato a 90 vite, 80 vite, andava giù, saliva su con tutti i Farangen e poi sono riuscito a vincerla, ma se non era per il tempo avrei pattato. Cioè, Esatto. se solo ci fosse una persona con un martello di banne in questa stanza che potrebbe fermare il fatto che ci sono dei mazzi che
li becchi i patti e questo sarebbe bello. Vabbè, no, questa è la mia veramente l'unica complaint del Pauper è questa sfiga di trovare dei mazzi che non sono capaci di vincere, quindi tu ci patti contro e niente, però questo mi era successo infatti al TPP dove ho pattato contro Altartrono in Svizzera, poi dopo grazie a Dio c'era un buon rating e sono riuscito a far top 8 dalla partenza di 0-1-1. Cioè, Sì, questo è stato fantastico. quella è stata incredibile, incredibile. Ma vedi che i giocatori forti non si fanno mai prendere dallo sconforto di partire No, male. Alla fine, anche al main event ho perso il primo turno, poi ho chiuso 6-1 al day 1. perfetto. Vedi che alla fine tanto dici gioco tranquillo, Ma gioco meglio perché sono tranquillo e succedono anche queste cose. Quindi incredibile. Altartron, questa è la lista che è arrivata invece seconda. Al Povergeddon, che ha perso in finale da Affinity, questa me l'aspetto un attimino tristino, perché questo è un matchup tecnicamente molto positivo, cioè uno dei motivi per giocare Altartron era proprio per battere Affinity. Solo che in quella finale è andata un attimino così, dato dal fattore che in realtà la lista di Affinity, la lista di Francini, era drittissimo, quindi dici, non punto più sul fatto che Affinity delle volte si inchiodava un attimino, barra giocandolo in una versione un po' più control, comunque tendeva ad essere molto più lento. Anche soltanto pensiamo alle versioni con le serpi, devi arrivare ad avere doppio blu e 5 artefatti per castarne una e non ne puoi fare multipli subito. Ecco che dall'altra parte invece facevi ranella oppressore, gli do un clock di 2-3 turni, perché poi anche giocando il full set di Galvanica sei un attimino più agile anche da quel punto di vista, dando 1-2 turni in meno tutte le volte, e una sidearm che è abbastanza settata, perché qua giocava 2 Nihil Spellbomb, 2 Negate, non era messo male. È riuscito a strappargli un attimino tutte le partite. sì, c'è anche da dire appunto che Magic è un gioco con alta varianza. Io parlando con Tommaso mi ha detto di come al day 2 ha beccato tipo due Boros e due Affinity su 5 turni. L'ha ribeccato poi, se non sbaglio, la tua top 8 è stata proprio Boros e Affinity. E in finale Affinity di nuovo, però cioè, fa 8-0 è dura anche se un matchup è positivo. Quindi la varianza l'ha colpito in finale. Tra l'altro, noto nella lista, giocava 4 Lembas, 4 anche qui. Lembas. Anche qui vediamo, e qui è importante, io ho beccato Altartrono, le tre vite sono state molto importanti, fa poi il giochino di lo casto, vedi tempila, lo mischio, così che posso ripescarlo. In questo mazzo Lembas è davvero forte, peccato perché questo mazzo io lo odio, quindi non voglio mai che prenda carte nuove, ma questa è un'altra storia. Bello, bello, bello. Sì, il fattore è anche solo il fattore di avere un sasso che per la prima volta non pesca soltanto una carta, ma che scraglia e pesca, quindi ti vede due carte in un mazzo tecnicamente combo, che quindi vuole scavare per vedere dei pezzi specifici, è veramente una signora carta. In questo caso particolare la scelta di giocare soltanto due altari. Questo aspetto particolare, perché addirittura ricordo le liste medie, ne giocavano tre, ma ricordo il vincitore del Geddon di Lecco invece ne giocava quattro, se non erro, che diceva: io voglio andare full sulla combo, ce la voglio vedere, voglio Sì. scombare subito e voglio andare all-in su questo. C'è da dire che adesso che Cast Into the Fire è un po' più rischioso, no? Perché Assolutamente sì. infatti mi era successo proprio questo, avevo esiliato entrambi gli altari e il mio avversario, sì, il mio avversario non è riuscito a chiudere la partita, abbiamo pattato per questo motivo. Esatto, bellissimo invece il Mono Mystical Teachings, cartona che mi va a prendere anche un tot di carte di side. Qua vedo un Mono Serenert, bellissima, un Mono Scattershot per Fatine. Ecco che qua queste piccole tecce magari gli hanno vinto un tot di Fatine partite. uno solo in top 8, ma era davvero ovunque. Io, Sì. a parte che ne ho beccati 4, ma era proprio anche tavoli alti. Era cioè, Fatine è davvero giocato, ha performato bene. Solo uno in top 8, però sicuramente è stato un buon weekend per Fatine, nonostante il Cast Into the Fire da parte dei Boros, che è un matchup positivo, dobbiamo dirlo. Sì. Cioè, Però lo becchi e sei contento, ecco. Difficilissima la partita, ma. qualche partita te la può strappare proprio col fatto che Fatine poi
Il suo piano lo fa bene, molto consistente in quello che fa. Ovvio che quando comincia a concatenare una serie di piccioni diventa difficile gestirla per patine. Però qua abbiamo sempre in top 8 un altro Boros Synthesizer, lista Sì, abbastanza simile alla nostra, anche qua. questo ragazzo molto bravo di Caserta l'ho beccato, buffa questa cosa, sia venerdì che sabato che domenica. Fantastico. Sabato, poi lo siamo beccati in toporto, mi ha battuto appunto, ma no, sicuramente molto bravo, tutti i ragazzi di Caserta mi sembravano molto, diciamo molto, sapevano quello che Preparati. facevano, sì, hanno cambiato mazzo, hanno portato questa lista. Avevano loro le reb di side, cosa che invece noi non avevamo. Quattro Sì. reb avevano. Sì. Non è un, non sono un gran fan di giocare reb e synthesizer. Esatto, io non, a me non piacciono proprio per l'interazione di alcune partite, veramente se comincia a girarmi di sintetizzatore è proprio brutta, anche perché se è passato sintetizzatore probabilmente il counter non ce l'hanno o non lo vogliono tirare in quello spot, quindi a me non sono mai piaciute troppo. C'è da dire che però in alcuni matchup sicuramente sposta averle, quindi non è comunque sbagliato. Qui giocavano addirittura il Casting to the Fire di main. Esatto, non me lo aspettavo, infatti mi ha fregato proprio alla grande, ho fatto Glint Oak con una tavola solo Synthesizer, mi ha spaccato Synthesizer e mi sono spaccato Glint Oak, è stata una mossa che non mi aspettavo mai, veramente. E soprattutto in G1 non te l'aspetti. No, assolutamente. Quindi davvero un'ottima lettura. Poi uno straniero di side che sempre, beh, fa piacere visto che vengono da questo qua mi pare fosse croato, c'erano anche polacchi e Repubblica Ceca. Sì. Che come cose sempre bello, francesi anche, dai, questa cosa del fatto che appunto è un Spagnolo. torneo ormai l'unico torneo pauper competitivo in grande scala in Europa, diciamo, quindi la gente ci viene da fuori, è una bella cosa sicuramente, per quando era iniziato magari diceva Bose erano in 20 a Pisa, Sì, dov'è che era? assolutamente sì. Un altro Affinity, appunto, anche qua, col suo bellissimo, che due Karklan Shaman e due Khenku. Questa è una lista, anche qui con le Frogmite, quindi le Frogmite qua hanno Sì, le Frogmite sono, overperformato. sì, sono su tutti, anche il prossimo che vedrai avrà tre Frogmite, se non sbaglio. Altro Quindi. Affinity con le Frogmite, qui però giochiamo anche le Serpi, ma Sì. Frogmite che quindi hanno spostato veramente tanto in queste liste. Sì. Il nostro Andrea Mengucci con la lista che abbiamo già spoilerato. Monu, anche qua. Monu che ultimamente si è ricostruito con questi Brine Barrow Intruder per andare a fare dei combat trick molto interessanti. Perché puoi arrivare a uccidere anche i vari piccioni di Boros continuando a fare dei doppio, triplo blocco, intruder, non mi perdo i pezzi, ti uccido il tuo, me li posso riprendere, bloccano bene, infatti i barn col cooldota stanno perdendo molto per vari motivi, uno è anche questo, perché anche contro Fatine stanno cominciando a diventare un attimino più scarsini, liste con 8 ninja molto dritte che fanno il loro vantaggio, addirittura qua ho visto tantissimo giocare questa carta, Force Spike in tutti i giorni. Sì, un 1 per un po' matto. Qua Monu ferma, me ne hanno tirati tipo 3 in un game, quindi Io ce l'ho rimasto devo male. dire che una importante cosa da condividere se, con gli amanti del Pauper, per quanto ho giocato Boros al torneo, diciamo che lo testavo man mano, no? Giorno per giorno. Quindi ho iniziato venerdì a giocare contro Fatina la prima volta e ho impostato il piano in un modo che poi ho capito essere sbagliato, ovvero sia, contro Fatine, come Boros, non devi sparare ai ninja, ma devi cercare di riempire il board e Sì. bloccare i ninja. Quindi ti devi, magari una carta come Dawnbreaker Cleric, che sembra scarsa contro Fatine, perché ovviamente, a meno che non ammazzi il Moonsilkwe Dagger, di cui qualcuno tra l'altro me l'ha anche sedato fuori, quindi, però l'importanza sua è proprio quella di bloccare il ninja, quindi tu accetti la sninjata. E poi mai andare sotto allo sparo in combat, mi raccomando, a tutti gli sparatori del Pauper, perché ti può sninjare un nuovo ninja. Sì. Accetti lo svantaggio, non spari per andare attorno a mutagenica, accetti tutto e poi affolli il board. A questo punto ti tieni gli spari per le fatine, così che Spellstutter non va, tutte queste cose. Ti tieni qualche 2-2, 2-3 volare e con calma vinci la partita.
la calma è sicuramente il miglior matchup di approcciare, il modo di approcciare il matchup, e alla fine proprio mi sono sentito tranquillo nei game successivi che ho beccato fatine, quando appunto ho capito il piano, ecco. Sono d'accordissimo, d'accordissimo. Qua abbiamo un altro Boros, e questo era l'autopotto del Povergeddon di Pisa. Diamo una rapida occhiata anche a ciò che c'era in top 16, senza andare troppissimo a fondo, ma vediamo un Cogate, mazzo che mi aspettavo facesse come minimo un buon risultato. In questo caso non ha overperformato, ma non ce n'erano tantissimi comunque di Azorius Gate. Qua una lista con due guardiani, addirittura un Expedition Map che ho visto giocare già venerdì. Sì, lui mi ha battuto, Pietro, e giocava appunto Cast into the Fire main deck. E i Cast into the Fire main deck, esatto. Questa è una lista carina, molto molto bella, molto molto sì, bella. Quindi assolutamente da provare. E Cast into the Fire, che quindi si sta confermando una cartona della nuova espansione, sta facendo veramente danni ovunque. Un altro, o meglio, uno dei primi invece è Azorius Familiar. Anche questo mazzo che non è andato troppo male, non è andato troppo male, anche perché in un meta pieno di Boros non ci stiamo male. Amici, no, non è andato troppo male, però se non sbaglio questa persona aveva una patta, e questa patta l'ha fatto arrivare appunto sì, decimo, e pur avendo, sai, no? Sempre il solito discorso dei, sì, di questi mazzi che arrivano lì, ma poi la patta li può fermare a fare un risultato importante, ecco. Mazzo che comunque ha ripreso vita grazie a questa carta, Meeting of Mind, che ha letteralmente ridato vita, ha dato una bella spinta, perché se prima poteva inchiodarsi su alcuni aspetti, ecco che con Meeting of Mind invece ha ripreso un sacco di gas, addirittura qui con un Last Breath di main, quindi sì, carina, molto carina come lista. Io ho fatto poi il giorno successivo, ma forse ce l'abbiamo, che ce l'abbiamo, quindi la facciamo vedere, un Gruul Ponza. Sì. Un Ponza, ho visto l'ultimo turno, ha battuto Togores che giocava Famigli in letteralmente 3 minuti. Eh sì. Giuro, sono alzati veramente troppo presto. Io non so neanche se abbia giocato, se si sia letteralmente alzato senza giocare. Molto, molto, è stato molto divertente. Ci sta, questo è un problema gigantesco dell'essere molto inconsistente. Tanto, tanto, tanto inconsistente. Vince delle partite in pochissimo, come può letteralmente perdere delle partite senza motivo, senza motivo. Beh, Late sì, game. però sicuramente in un meta particolare, come poteva essere anche un po' questo, anche se bisogna dire che in questo meta specifico, poi con quel numero di fatine, quel numero di Barn e quel numero poi di Boros Synthesizer, che non ci perde troppo da un mazzo Slandi se comincia a tirare le sue spell, perché poi quel mazzo pesca tantissimo, quindi se continuano ad andare tutti i turni non mi preoccupo neanche più tanto di aver perso una o due terre. Ecco che probabilmente col senno di poi poteva non essere la scelta migliore, tant'è che poi non ha fatto grossissimi risultati. Però in un meta un attimino più pesante, quindi se ti aspettavi molti più BG Garden, Familiar, Boros Iniziativa, tutte queste tipologie di mazzi qua trovano, ovviamente, poteva essere un'ottima tell. Sicuramente, sì. Il bello di questi tornei da 12 turni è che veramente, diciamo, il metagame, cioè quando guardi i risultati, è molto, riflette molto il metagame. Magari c'è un po' di, no, più turni c'è, e più la varianza si abbatte, in quanto magari fai top 8 con due perse, o fai top 16 con due perse, con tre perse, piuttosto che il torneo secco a 9 turni, che ovviamente, no, un Sì, po'. sì, sì. Sono un gran fan di questa modalità, e ringrazio ancora Bose per averci dato la possibilità di giocare in 2 giorni invece che in uno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bose, non finiremo mai più di ringraziarlo con tutto quello che ha fatto per questo evento. Dinir Terror, questa volta con anche qui una nuova carta, che è Moment of Truth. Kentrippino costo 2, instant, però carina. Carina, può essere una via per andare a buildare questo mazzo, indubbiamente. Un altro Affinity, un altro Colgate, peccato anche qui con Cast into the Fire. Questa volta abbiamo una lista però molto più splashata di rosso, con anche i Lightning Bolt, che può essere sicuramente
una possibilità. Vuol combo che tipo io non ho visto da nessuna parte nella sala, cioè pensavo fosse scomparso, invece comunque uno in top 8 l'abbiamo visto. In top 16, sì, Top era ai tavoli 16. alti, era ai tavoli alti. Fortunatamente l'ho sempre doggiato, in quanto non penso sia un ottimo matchup per Boros. Magari boh, se vedi Clan Shaman, Sì, forse. se vedi Karkhan Shaman la spunti, se non lo vedi. Diciamo che un altro motivo per i miei pairings, se guardi i miei pairings, ho beccato tutti i mazzi un po' aggro, mono rosso, mono blu, mono bianco, tanti mono rossi e mono blu veramente. Anche il fatto che avevo zero patte. Ovviamente più il torneo è lungo e più appunto se ottieni una patta ti vai in questo bracket di mazzi più lenti e tutti i mazzi veloci sono appunto sullo zero patte. E questa cosa sembra veramente una stupidaggine, ma ai tornei lunghi è rilevante. Appunto se tu ottieni una patta turno 3, per esempio tu che appunto hai fatto patta turno 3 con Boros Iniziativa, vuol dire che nel torneo ti beccherai tutti gli altri troni famigli che hanno preso una patta da turno 1 a turno 10. E sei in quel bracket lì E e così è non beccherai, successo. non so, e non beccherai i monorossi e monoblu che invece non pattano e quindi sono dei bracket pieni, capito? Sì, Ed è. io purtroppo ho pattato a turno 3 per poi beccarmi un altro famiglia, cioè ho pattato con famiglia a turno 3 per poi beccarmi un altro famiglia e perdere, per poi beccare un altro famiglia e vincere, per poi beccare un altro famiglia e non ne potevo più. Ho detto, No, vabbè, non dai, il so. torneo è andato, Non se però. ne esce. Quasi meglio concedere, guarda, Sì, piuttosto sì, che sì, sì, sì. pattare. Peccato, peccato, però va bene, però va bene. Ma infatti. IZ Fairies, che qua, Oh, IZ questo è un Fairies. mazzo. Io, il mio primo mazzo di Pauper. Quando io iniziai a giocare a Pauper, giocavo R-Scred, si chiamava il tempo. Io ho esattamente pensato a un certo punto, ma con tutti i monoblu che ci sono, ma vuoi che un IZ Fairies, che è la versione che batte praticamente i vari mirror di Monu, non faccia risultato? Top 16 per lui. Questa volta però non vedo i Casting to the Fire solo di side, ma ci sta. Addirittura si poteva fare la furbata di provare a giocarli di main, e magari qualcuno ci proverà. Però sicuramente Bella, sembra un bella, buon mazzo. bella. Io giocavo appunto con le AK al tempo e vedo i Frantic Inventory, quindi Frantic questa Inventory. lista è veramente di, boh, non so, 5 anni fa, Doppio sembra un po'. pomodoro. Sì, è una lista anziana con l'aggiunta di Casting to the Fire e basta. Però è davvero un'ottima lista se pilotata bene. Poi sono sempre Eh sì. divertenti da giocare. Assolutamente sì. Per poi parlare invece del Big Side Event. Adesso ripeto, del TPP non abbiamo i risultati, ma vi posso dire che l'ho vinta con Boros in finale con Famiglie. Ce l'abbiamo di nuovo qua. Fantastico. Tra l'altro, giusto per darvi un'info di che cos'è il TPP, Top Power Player of the Year, è un evento ad invito che bisogna pushare anche un minimo, perché è sostanzialmente un evento a cui partecipano tutte le top 8 dei vari Papergeddon, quindi vi garantite un posto con una top 8 a uno dei tre Papergeddon dell'anno, oppure vincendo ovviamente il TPP precedente, oppure vincendo una delle vostre leghe o i vari eventi che vengono creati dalla vostra community. Quindi un evento in cui sostanzialmente partecipano solo persone che hanno già fatto un sacchissimo di risultati e al quale il nostro Boros ha performato molto bene, è andata molto bene, è Sì, stato molto divertente. volevo appunto fare un plauso a questo evento in quanto io ero invitato perché avevo vinto la Lega Pauper Marche a dicembre, vabbè comunque sia, qualche mese passato e quindi ho accettato questo invito ovviamente, sono contento di venire. Torneo gratuito dove ho vinto 60 euro di buono da Bose, quindi un signor premio, cioè brutto torneo. Cioè, Assolutamente. sicuramente. E questa cosa è creata dalla community, perché ovviamente io che vengo da un sistema dove la Wizard fa tutto, e è bello vedere le realtà invece del Pauper, dove invece la Lega Pauper Italia si sbatte per fare tutte queste cose, il coverage, che è andato avanti molto bene, devo dire, l'ultimo, in finale, mentre stavo tornando a casa in macchina, guardavo la finale, c'erano 700 persone, cioè. Sì. Tutto creato dalla community che porta questi risultati giganti e appunto da outsider del mondo Pauper, ormai sono insider perché li faccio Sì. tutti.
Però è bello, piacere che con questa top 8 a Papergeddon ho loccato l'invito per l'anno prossimo. Assolutamente sì, per fortuna me lo sono loccato anch'io, meno male, vincendo l'evento precedente, bellissimo. Tra l'altro evento che è stato lodato addirittura da Wizard, addirittura da Gavin stesso che è venuto come ospite all'evento su nostro invito, che ci ha fatto un onore incredibile di partecipare poi a tutti i vari side event e così via. Lui si è divertito tantissimo. E ha visto effettivamente la nostra realtà, la nostra struttura e il divertimento delle persone che veramente è arrivato dall'impegno di tutti, quindi grandissimo. Gavin che poi ha fatto Speriamo. anche top 8 Ah, a questo certo, scusa. evento. Sì. No, volevo... Ultima cosa su TPP. Mi piaceva molto sedermi, incontrare i miei avversari, da dove vieni, bla bla bla, e poi chiedo sempre come ti sei qualificato a questo torneo. Perché, no, sai, è un modo di comunque sia. Mi piace a me chiacchierare con il mio avversario e mi piace anche permettergli di vantarsi un po', perché purtroppo la nostra società non ci dà. Ma diciamo che è un po' contro, no? Il vantarsi, ma questo torneo appunto è di aver fatto qualcosa, di aver vinto una lega. Molti miei avversari mi hanno fatto top 8, con che mazzo. Mi è piaciuto molto, un evento che sicuramente spero di esserci l'anno prossimo. Assolutamente, quindi torniamo a flexare il fatto che ho vinto il TPP, eccola qua, la targhetta, Top Power Player 2023, se non l'avessi ancora detto lo diciamo di nuovo, fantastico, fantastico, side event per il quale tutti si aspettavano tipo un 40-50 giocatori, invece c'erano 150 giocatori, 147 per l'esattezza, che hanno fatto in realtà qua c'è un piccolissimo errore, non erano 7 turni di Svizzera, ma addirittura 8 turni di Svizzera secca. Quindi andremo a citare la top 8. In realtà poi la top 8 non si è disputata, ma si guadagnavano premi semplicemente in base poi al punteggio finale, che sennò si finiva a non so quando, tipo il giorno dopo. Ma primo posto troviamo un Kuldota che qua finalmente lo vediamo fare il risultato, cosa che invece nella top 8 del Powergeddon non si è visto. Anche questo è un aspetto. Giocava sì, un Improvise Club, che è quello, lo nuovo sparo, un paio solo di Brain Resolve, un po' così, però Ecco qualcosa che di qua in diverso. realtà ho parlato con questo giocatore, mi ha detto all'inizio sono partito dal giocarne, mi pare 3, forse 4, per aggiungere tecnicamente delle valvaniche nel mazzo e poi pian pianino ha ridotto fino a lasciarne una. Ha detto che carina, ma boh, una carta Ma media alla fine. Questo è un mazzo che comunque quando gira dritto il suo lo fa bene, basta che ti inchiodi un minimo e le partite le vince, quindi complimenti. forse è peggiore di Fireblast, devo dire, nella sua lista non c'è Fireblast e non lo so, a occhio mi sembra meglio Fireblast, che dici? Ci sta, ci sta, ci sta. Sì, anche perché Fireblast è una di quelle carte che perlomeno chiude dal nulla senza utilizzare del mana. Qua ti richiede Esatto. comunque delle condizioni, oltre che due mana. Quindi ci sta, ci sta. Lui è il ragazzo che poi mi ha battuto all'ultimo turno, tavolo 1. Però tanto io ormai nella mia top 8 l'avevo già fatta. Sfattiamo il mito che Monorosso batta Famigli, cioè che Famigli batta Monorosso sempre. Sì, purtroppo ti basta letteralmente inchiodarti un minimo e Monorosso ti Non c'è apre in due tempo. come una cozza, Sì. veramente. Io mi sono sentito una cozza proprio lì ferma e lui entrava con un coltello e mi apriva. Perfetto, perfetto. Boros Synthesizer al secondo posto, anche qua Boros Synthesizer ha fatto veramente un ottimo risultato. Tra l'altro è un ragazzo che fa parte di Bojuka Pod, il podcast italiano. Dedicato appunto soltanto al Pauper, un altro Boros Synthesizer al terzo posto, un altro Boros Synthesizer portato dal nostro Gavin. Qua già andava a giocare una mono Boros Garrison che ha aggiunto all'ultimo. Mi fa: no, Mirko, io aggiungo una Bouncer. L'ho vista da Mengucci, è stata figa la gioco. Quindi, Sta. complimenti, Andrea. E no, no, tutto vero, forza i Boros, continuiamo, e mazzo fortissimo, sono un fan. E poi qua bisogna dire che 2 minuti prima dell'evento, o meglio, già il giorno prima, Gavin mi ha detto: guarda, vorrei provare a giocare Boros, ma abbiamo soltanto 4 Casting to the Fire. Lui non voleva rubarmeli, però gli ho detto: no, dai, cioè, sei venuto qua a giocare,
prenditeli, io in qualche modo mi arrangio. Io avevo portato 9 mazzi in totale per farlo giocare, che lui mi ha detto io non mi porto i mazzi, non posso portarmi tutto il pool power dall'America, però se potessi montarmi qualcosina, perlomeno se qualcuno mi ferma per giocare o se posso partecipare a un side event, posso farlo e posso farlo con diversi mazzi. Quindi io ne ho montati 9 e la sera prima gli ho detto senti, scegline uno, mi fido di te. Me ne dai una in mano, io lo gioco all'evento. Tanto la mia vittoria me lo sono presa. Per me, io l'evento l'ho già vinto così, col fatto di essere riuscito a portarti. Poi mi è andata bene pure ad aver vinto il TPP e sono contento. E lui, letteralmente 2 minuti prima dell'inizio dell'evento, tant'è che non siamo neanche riusciti a submittare le liste, abbiamo dovuto scrivere le cartacee. 2 minuti prima arriva e mi dice: Toh, prenditi Familiar, secondo me sta bene nel meta. Io ho preso questa lista. Però l'avevo montata io, quindi ci stava. Prendo questa lista, ho fatto 6-1-1, però ho perso soltanto l'ultima. Quanti Boros hai battuto? Boros ne ho battuti un paio, se non erro, ne ho beccati un paio e Boros era un matchup proprio facile. Eh sì, immagino. Proprio facile, quindi in questo meta poi mi sono trovato abbastanza bene anche contro Fatine, ne ho beccati 3 Mono U. E ho battuto due Mono U e uno l'ho pattata, ma l'avrei vinta pochi turni dopo. In quanto tu hai battuto Famiglia in finale, poi dici essere la chiave, cioè come deve giocare Boros? Allora, Deve mettere la lista Boros. tutta la partita deve essere improntata sul o il primo piano, quello principale, di come ho vinto G2 in finale al TPP. Devi andare drittissimo, cioè te ne freghi, devi semplicemente fare più danni possibili anche a discapito del vantaggio carte, perché se riesci a strapparla nei primi turni, che è dove Familiar cerca di costruire il suo gioco, è indubbiamente la cosa migliore. Non puntare troppo sul cercare di bloccare il suo gioco, nel senso di comincio ad utilizzare gli spari sui tuoi pezzi, perché poi rischi di non avere il reach per chiuderla. Se non ce la fai nei primi turni, e questo parlo di turno 4-5, tanto poi Boros fa un sacco di vantaggio, devi letteralmente rigirare il piano sul preside, probabilmente hai solo quello. Quindi o ce l'hai fatta nei primi turni oppure probabilmente hai già perso. Quindi ti conviene quasi concederla per non rischiare di pattare poi dopo, che è una cosa molto brutta. Tant'è che G1 l'ho concessa dopo pochissimo tempo, appena lui è andato in combo ha cominciato a fare un sacco di vantaggio, non hai veramente più modo. G2 l'ho Certo. strappata di tempo, G3 invece l'ho dovuta improntare tutta quanta sul scavare il più possibile per vedere le reliquie, bisogna esiliargli i flicker. Se riesce ad esiliare i flicker, a mandargli nel cimitero con i vari botti, quindi se non riesce a chiudere subito nella partita tutti i botti e devi giocarli sul bloccargli la possibilità di luppare le cose ed esiliare tutto quanto con reliquia, quindi tenendola sempre piuttosto giocando un attimino più indietro per tenerti il mana per la reliquia e così via. Tant'è Diciamo che che un matchup molto skill intensive sicuramente, perché assolutamente sì. devi bilanciare veramente le risposte. Hai detto tu, non cerca di non sparare troppo alle creature, però come fai a non sparare allo 04, allo 03, tutte carte che Esatto. magari ti viene da ucciderle Ad se esempio puoi. lo 04 ha senso voltarlo se abbiamo una mano che è Nell'impegno. molto aggressiva e quindi dici lo volto subito perché Esatto. adesso ci spreco 4 danni ma nel tempo ne guadagna di più. Ma se lui è già messo in una condizione non brutta, quindi dove ha già 5-6 carte in mano e un paio di pezzi sul campo, non ha senso farlo perché se spari là non chiuderai mai la partita. Ma devi chiudere, devi invece fermargli un Ephemerate o un Ghostly Flicker. Sicuramente più avanti nella partita avere 3-4 botti in mano, se no non riuscirai mai a farlo. Quindi giocare tanto su questo piano, Kartlan Shaman, carta invece fortissima in questo matchup, perché riesci in un turno a pulirgli tutti Famigli, Archeomanti, 04, Seagate, Oracle, tutti questi pezzi. E quelli sono dei turni chiave, dove se riesci a risolvere un Kartlan Shaman e pulisci il campo e magari riesci a mettergli al cimitero delle carte importanti, poi con la reliquia riesci ad esiliargli il resto. Tant'è che tutta quella partita l'ho giocata sul esiliargli Ephemerate e Ghostly Flicker. Nel momento in cui lui ha scombato e si è tappato out, io sono riuscito a risolvere l'ultima reliquia, sapendo che lui aveva soltanto
più un flicker in mano, risolto quel flicker col fatto che lui fosse infiniti punti vita, non cambiava nulla perché si deccava a un certo punto, lui pesca molto più di noi. E infatti ho vinto così la finale, con lui a infiniti punti vita, ma chiudendolo, bloccandolo in questo modo. È stata veramente una bellissima partita quella. Sudata, una bella sudata. Bene, Assolutamente sì. bene. Altro Monu, questa volta lista con anche un ninja in più, quindi 9 ninja, bellissima questa cosa. C'era anche un ragazzo francese che giocava non so se sia questo, non mi ricordo il nome, però complimenti perché ha fatto un buon risultato anche con Monu. White Winnie, Questo ragazzo mazzo. l'ho beccato al secondo turno del main event sullo 0-1. Ok, si è rivalso poi il giorno successivo facendo top 8 a questo Sì. evento. Ricordo che mi aveva chiesto dopo la partita come aveva sideato, eccetera. Gli ho dato un po' di consigli su come avrei sideato contro Boros. E mi ha detto infatti che al side event ha battuto tutti i Boros che ha beccato grazie alle tips. Quindi sono contento, mi fa piacere. Fantastico, basta che parli alle persone e diventano tutti quanti bravi. Hai anche questa skill. Un altro Monu, era pieno di Monu il side event, pieno di Monu, io ne ho beccati tipo, non mi ricordo, ma 3 o 4 li ho beccati. Un altro Monu Red, Infect Sticker Gate, questa è una lista mancata ma che volevano citare, fantastico, fantastico. Infect Sticker Gate del nostro Giorgio Venditti, magari poi ne parleremo in un altro video di questa lista che si è studiato per un sacco di tempo. Un Ponza, un altro Monu, ormai ne abbiamo infiniti, e un altro Monu Red. Insomma, anche qua comunque è abbastanza vario. Cosa ne pensi per concludere in linea generale del metagame di questo evento, del metagame power in generale e della direzione che sta prendendo? Ah, sicuramente è stato un piacere giocare Boros questo weekend, molto divertente, partite skill intensive e diciamo che giocherei ancora Boros, rifarei il weekend a capo con le stesse scelte. È bello vedere come un formato può venire capovolto in una settimana, perché è quello che è successo, perché Boros settimana scorsa non giocava nessuno e questa settimana lo giocano tutti. Sì, certamente l'Embas e Casting to the Fire sono forti, però in generale il metagame è da scoprire. Il fatto che 40 persone giochino una challenge e facciano top 8 non vuol dire che è quello il metagame. Il Pauper è sicuramente un formato unexplored e mi fa piacere giocarlo sempre di più, sicuramente. Se volessi dare un consiglio ai giocatori Pauper che vogliono approcciare un po' il mondo competitivo di questo formato. Giocare una strategia proattiva. Il Pauper è pieno di questi mazzi che tanto ormai l'ho detto mille volte che battano. Questi mazzi non ce la fa. Cioè, ovviamente qualcuno ce la fa. Però se tu monti un bel mazzo con un piano aggressivo che infligge 20 danni in un torneo da 10-12 turni è più probabile che tu faccia risultati. Quindi essere proattivi è la chiave per vincere i tornei di Magic. E diciamo che lo è in tutti i formati, anche in Pauper, soprattutto in Pauper per via delle patte. Grazie mille, questo veramente un ottimo consiglio. Grazie mille di essere stato ospite di nuovo su questo canale dedicato principalmente al mondo del Pauper. Bellissimo vedere dei giocatori del tuo calibro, del tuo livello, anche supportare una community come questa. Quindi ci fa veramente un sacco di piacere. E ricordatevi ovviamente, se non l'avete ancora fatto, di seguire Andrea, di cui trovate tutti i link ovviamente qua sotto, ma mi sa che seguivate prima lui di me, quindi non so quanto questo consiglio possa aiutare. A me fa strapiacere averti avuto di nuovo ospite qui sopra. Sono contentissimo che tu ti sia divertito e spero di rivederti presto al prossimo evento Pauper. È stata bella questa chiacchierata che ormai è diventato un podcast praticamente. Sì, incredibile, incredibile. Sì. E Speriamo di le carte. vedere un sacco di contenuti Pauper anche sul tuo canale.
Ma sì, dai, si è nascosto questi due video, uno su Channel Fireball, e quindi diciamo che un po' sì. Poi sui Twitter e Instagram, Pauper All Weekend, diciamo che ho ricevuto parecchi, parecchi messaggi da gente che chiedeva info sul Pauper Geddon. Io mandavo tutti quanti a Sapo, dicevo tutti Sì. quanti follow Sapo. Quindi Sapo si è preso una decina di follower, tutta gente che mi chiedeva info sul prossimo Pauper Geddon. Diciamo che a Roma io mi aspetto un po' di gente straniera, dai. Sì. Va bene. Grazie mille. Un salutone a tutti. Ciao.